Buonasera mister, da poco finito il match contro l'Albese, lei che partita ha visto, come giudica la prestazione dei suoi ragazzi? La prestazione è stata abbastanza buona, direi che siamo riusciti a mantenere intensità elevata per tutta la gara. È stata una partita equilibrata con due squadre che hanno provato a vincerla. Secondo me abbiamo fatto, ripeto, una buona gara. Siamo stati dati in svantaggio per l'episodio del rigore, abbiamo ripreso col rigore, poi direi che i primi 20-25 minuti del secondo tempo siamo stati molto pericolosi, hanno salvato un gol sulla linea, il portiere è stato bravo, li abbiamo chiusi decisamente qua nella metà campo. Poi dopo questa pressione qua sono usciti loro e hanno avuto loro due occasioni e sono stati bravi nelle due occasioni, nella seconda delle due occasioni a tornare in vantaggio. Poi ci è mancata un po' di energia forse per riuscire a recuperarla di nuovo, però dai, sapevamo di affrontare una squadra tra le favorite. Però il Centallo se la sta giocando, mi sembra abbastanza bene con tutti e dobbiamo continuare su questa strada. Oggi, altra volta, gli episodi sono stati, diciamo, non favorevolissimi, ma più favorevoli. Oggi hanno girato dalla parte contraria, soprattutto su quel tiro di Giraudo salvato non si sa come, con una gamba sulla linea, che poteva portarci in vantaggio, avrebbe probabilmente cambiato la gara. Ecco, le chiedo allora come è cambiata anche la gara riguardo ai rigori che sono stati fischiati e all'arbitraggio, perché abbiamo visto anche nel finale qualche polemica. L'arbitraggio è questo, siamo in eccellenza, probabilmente gli arbitri sono adatti alla categoria che stiamo facendo. Siamo tutti qua, quindi sulla stessa barca, quindi questo probabilmente è il livello che in questo momento, giocando qua, ci meritiamo. Poi, ripeto, oggi, al di là degli episodi che potevano incidere o non incidere, ci sono stati alcuni errori che hanno creato nervosismo abbastanza evidenti, ma anche di tipo l'ultima palla, abbiamo 4 minuti di recupero, buttiamo palla in area, fai battere la punizione, mancano 5 secondi alla fine, ha fischiato prima che la palla arrivasse in area, è stato un po' strano, voglio dire, però ne sapranno sicuramente più loro di me in termini di regolamento, però ripeto, non mi attaccherei agli episodi dell'arbitro, la sconfitta non è stata causata dall'arbitraggio. In ultimo le chiedo, i nuovi arrivati, Bergesio e Garis, come li vede? Si stanno inserendo piano piano, noi siamo una squadra che abbiamo parecchi giocatori insieme da tanti anni, i primi 11 praticamente sono tutti già dello scorso anno, e quindi hanno bisogno un attimo di conoscere loro e loro di conoscere noi, però torneranno sicuramente utili, sono due buoni giocatori e ci daranno una mano importante per raggiungere il nostro obiettivo.